Ciao ragazzi, il video di oggi è tutto dedicato al viaggio. Se non siete una persona a cui piace viaggiare, probabilmente non vi piacerà questo video. Ma se siete come me e avete la costante voglia, il costante bisogno di vedere posti, cose, persone, allora benvenuti nel club. Adesso vediamo un po' i motivi per i quali prenderei anche subito l'aereo per una qualsiasi destinazione. Libertà. Non avete mai notato che quando andate in un posto nuovo vi sentite proprio liberi? Anche quando vado a Londra, che ci sono già stata molte volte, nell'istante in cui i miei piedi toccano il terreno inglese, penso subito a tutte le cose che ci sono da vedere e da fare, a tutte le possibilità che ho essendo in un posto nuovo, diciamo. E questo è il massimo della libertà. Questo credo sia perché a casa dobbiamo seguire la nostra routine e non abbiamo molto spazio per la libertà improvvisa. Ma quando siamo in un posto nuovo, quello che dobbiamo fare semplicemente è vedere, esplorare, conoscere. Prospettiva. Se non avete mai viaggiato da quando siete piccoli, avete una percezione della vita che è sempre stata quella da quando siete piccoli, perché vi hanno insegnato così. E anch'io ero sempre convinta di questa cosa, fino a quando non ho compiuto il mio primo viaggio da sola, che è stato appunto a Londra, e quello mi ha letteralmente aperto la mente. Ovviamente avevo già viaggiato in passato, ma non mi ero mai soffermata sulle diversità di ogni paese. Quando ho visto le differenze tra noi e l'altra popolazione, ovvero quella inglese, mi ci è voluto un po' di tempo per capire che non tutti siamo uguali, non tutti i paesi sono uguali, tutti abbiamo le nostre differenze ed è meglio accettarle. Questo perché se le accettiamo possiamo conoscere molto di più del mondo. E chissà, magari ci piace di più quella parte, come infatti è successo a me. Fino ad ora, in questo piccolo paesino in cui vivo, stavo benissimo, avevo la mia routine, avevo i miei amici, la mia famiglia e pensavo che non mi mancasse nulla. Però sapevo che c'era una cosa che non era giusta. Infatti passavo molte delle giornate a programmare futuri itinerari per città in cui probabilmente non sarei mai andata, tipo Los Angeles, New York e Londra. E allora tutti quegli itinerari sono andati a finire in una grande scatola che non ho più riaperto. Questo perché mi piaceva pensare all'idea che un giorno avrei potuto vedere tutti quei posti, però non credevo che quel giorno potesse arrivare effettivamente. Quando effettivamente ho avuto la possibilità di programmare un vero itinerario e di vedere veramente quei posti, questo perché ero così abituata a vedere le cose in un certo modo che quando mi hanno messo di fronte quella nuova realtà ho detto: ah, beh, questo è diverso. Quella diversità non si nota dalle grandi cose, ma più che altro nelle piccole cose. Per esempio, le strade, i bus, i semafori, i supermercati, il cibo, per poi passare alle persone. E questo mi ha fatto capire che non dobbiamo per forza vivere nel paese in cui nasciamo. Questo perché appunto tutti siamo diversi e ci piacciono cose diverse. Beh, a me piace la cultura, le persone, l'ambiente di un altro paese. Con questo non voglio dire che non mi piace vivere dove vivo ora, ma semplicemente credo di aver bisogno di un'altra prospettiva. Creatività. La creatività può arrivare in qualsiasi momento, però credo che viaggiare apra così tanto la mente e di conseguenza aumenta anche la creatività. Essendo una youtuber ho potuto constatare questo cambiamento perché filmavo sempre le stesse cose e per quanta bellezza ci possa essere in un posto, in una cosa, è sempre meglio avere un'altra visione delle cose. Visto che ero così abituata a vedere sempre le stesse, quando sono andata a Londra ero circondata da bellezza e ispirazione. E questo mi ha aiutato anche per scrivere. Credo si possa trovare ispirazione in qualsiasi cosa. Da questo il bello di viaggiare. Perché non siamo più noi a cercare l'ispirazione, ma è lei che cerca noi. Preparazione. Ho sempre trovato la preparazione di un viaggio quasi migliore del viaggio stesso, perché quando prepariamo un viaggio non siamo ancora partiti e quindi è il momento prima e non ci viene neanche in mente di pensare al momento dopo, ovvero quando il viaggio si concluderà. E questa purtroppo è una cosa che faccio spesso, ovvero quando sono nel bel mezzo di quel viaggio penso sempre che avrà una fine. E questa è una cosa che non si dovrebbe mai fare perché non ci si gode tanto il momento. E quindi quando preparo un viaggio, ovvero l'itinerario, ma anche le semplici cose come dove andare a mangiare, che cibi ci sono nel supermercato, questo è il momento in cui penso effettivamente al viaggio. Questo è un consiglio che cerco di dare a voi e a me stessa. Godetevi il momento, perché c'è tempo per tutto e c'è anche il tempo di pensare a quando quel viaggio sarà finito, ovvero quando sarete sull'aereo di ritorno. Il ritorno. Non dimentichiamoci che anche ritornare a casa è un viaggio. Anche se tante persone lo odiano, non mi dispiace così tanto, perché è in quel momento che ho tempo di pensare a tutte le cose che sono successe durante il viaggio. Perché è in quel momento che ho l'occasione di pensare a tutte le cose che sono successe, belle o brutte. E quando ritornerete a casa vi sentirete diversi. Forse all'inizio non ve ne accorgerete, però secondo me tutti i viaggi ci cambiano.
Ok, basta parlare di me. Voglio sapere cosa ne pensate voi. Siete una persona a cui ama viaggiare o che semplicemente gli piace stare dov'è? E in qualsiasi caso voglio sapere perché, quindi scrivetelo nei commenti. Vorrei che la sezione dei commenti fosse un posto per commentarsi a vicenda e far nascere una discussione. Perché è giusto che tutti diciamo la nostra e soprattutto voglio sapere dove volete andare e perché. Il video di oggi è finito, è stato un po' diverso dagli altri, fatemi sapere se vi piace e non ci resta che dirci addio per adesso e ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi!